Questo programma vi è presentato da Radio Vacanze. Ben ritrovati a Radio Vacanze, la radio del turismo. Sono Rita, titolare di Top Ride di MC, e oggi nella mia trasmissione Il mondo di Rita Fucillo, che va in onda il mercoledì alle 15, parliamo di Molise. Molise è una regione del centro-sud Italia, la seconda più piccola delle regioni dopo la Val d'Aosta. È stata fino al 1963 parte della più grande insieme all'Abruzzo e ora è diventata un'unica identità. Il piccolo Molise è una regione straordinariamente grande, ricca di storia, di natura, architettura, tradizioni popolari, buon cibo. Offre preziosi gioielli da essere conosciuti in profondità, scoprendo percorsi e itinerari per vivere in semplicità la serenità di una regione dolce, tranquilla, sicura, dove si respira ancora la genuinità della terra. Il suo territorio, che è poco più di 4.400 km quadrati, tra due fiumi, il Fortore e Sangro, il massiccio del Matese e la spiaggia sull'Adriatico, è un continuo susseguirsi di colline e montagne che sono punteggiate di piccoli paesi e cittadine, villaggi e frazioni in bilico sulle rocce o nascosti nelle valli, ma tutti custodi gelosi di vita a misura d'uomo. Meno di 2 ore di macchina dividono il Molise dall'inizio alla fine, in una terra di forti contrasti dove però il confine tra natura e paesaggio non è mai opposto. Tra i fiumi che l'attraversano seguendo un naturale spartiacque, il Trigno, il Biferno e il Volturno, diversi ruscelli. L'offerta turistica di questa regione può vantare delle distinzioni, particolarità, esclusività, risorse che superano il ricorrente generico per essere unico. Il piccolo Molise diventa un grande quando si va alla sua scoperta. Una combinazione di storia, natura, religione, gastronomia. Un luogo così intimo e accogliente, luminoso e aperto a chi è abbandonato alle delizie della sua bellezza. Cerchiamo di presentare alcuni scorci della storia e del paesaggio di questa regione, cercando di farla conoscere per la sua verginità e semplicità. Il numero di siti archeologici in Molise è molto interessante. Uno dei più importanti siti paleolitici del mondo si trova a Isernia, con l'insediamento dell'eccezionale di La Pineta, dove 1 milione di anni fa viveva l'Homo esernensis, che ha attuato il primo mix residenziale sociale, la prima forma di bonifica, il primo uso del fuoco, il primo uso del colore per fini estetici. Non lontano da Campobasso, Esernia e Seppino. E poi piccoli musei all'aperto che ci riportano all'epoca romana o su per giù. Il Molise è attraversato dai massicci delle Mainarde, del Matese e dell'Alto Molise, confinante con la Maiella, che hanno caratteristiche uniche, un paesaggio di grande bellezza naturale e la neve che dura fino alla primavera. L'emozione di scoprire nuove fasce incontaminate di una terra vergine, quasi in assenza di speculazione edilizia, di villaggi tipici, ricchi di tradizione. I paesi che si trovano in questo settore da diversi anni sono le mete preferite dei turisti, esperti delle innovazioni e pronti a cogliere le bellezze paesaggistiche, per non dimenticare l'atmosfera legata al mondo pastorale, per l'ospitalità e la varietà dei prodotti locali. In Molise ci sono piccoli laghi naturali, degni di nota, che tuttavia sono serbatoi che hanno raggiunto nuove opportunità di turismo per tutto il territorio. Tra questi, il lago di Guardialfiera, detto di Liscione, che è un invaso artificiale di eccezionale imponenza ed è attraversato per diversi chilometri da una strada percorribile in auto. Il percorso lungo questa grande arteria fa vivere una sensazione di sospensione, quasi lievitazione, ed è decisamente emozionante.
poi il lago di Occhito e Castel San Vincenzo, notevoli anche il WWF di Guardia Regia, l'oasi Lippo di Casa Calenda nella riserva naturale di Colle Meluccio e Monte di Mezzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il Giardino Botanico di Capracotta, località famosa anche per i viaggi inerenti alla didattica ambientale e botanica e per degustare a merenda il famoso formaggio locale con un bel bicchiere di vino. Per secoli il Molise ha partecipato al fenomeno della transumanza e come via di passaggio per gli allevamenti d'Abruzzo e Puglia è una terra di pascolo. Il territorio, economia, tradizioni e costumi del Molise segnano tracce profonde di questa attività. Esempi di tali tracce, un vero e proprio sistema stradale che è stato sviluppato dalla costa adriatica ai piedi del Matese, sono i tratturi, che oggi sono uno dei tanti possibili percorsi naturali e offrono la possibilità di immergersi nella natura ancora intatta. Un'emozione che può capitare spesso su questi tratturi è quella di ritrovarsi circondati da piccoli greggi o restare fermi per qualche minuto per una capra testarda che decide di farsi ammirare guardandoti dritto negli occhi in mezzo alla strada. Una delle località più moderne e ben attrezzate per l'uscino al centro-sud è quello di Campitello Matese, a quota 1400 metri, il più pronunciato dell'altopiano carsico del Matese. Un altro resort è Capracotta, dove è esaltato lo sci di fondo nel sistema montano e a Boschi di Prato nel 1997 ha ospitato il campionato italiano di sci di fondo e nel 2004 la Continental Cup. Il paesaggio costiero del Molise va dall'Abruzzo fino al promontorio del Gargano in pochissimi chilometri. Da Montenero di Bisaccia a Campo Marino, circa 50 chilometri, e in questo lembo di mare pulito il paesaggio costiero conserva il suo carattere pieno e naturale con grandi spiagge vicinissime alle caratteristiche contadine dell'entroterra. Termoli ha un porto di notevole importanza con la flotta da pesca, barche da diporto, i traghetti e gli aliscafi per la Croazia e le affascinanti isole Tremite con il loro mare trasparente. Il Molise è una regione di grandi luoghi di culto conosciuta a livello nazionale. Tra i più antichi è l'abbazia di San Vincenzo al Volturno, dall'origine un monastero benedettino, che ha avuto il suo periodo di massimo splendore intorno al IX secolo. Oggi alcune monache benedettine ancora celebrano le tradizioni religiose, come il canto gregoriano e la cura dei campi. La grotta di San Michele, una chiesa scavata nella roccia dedicata all'arcangelo, è estremamente suggestiva. Una piccola chiesa situata vicino a Montagano conserva le tracce del paesaggio di passaggio di Pietro il Morrone, che fu poi Papa Celestino V. Quella di Termoli è una cattedrale tra le più affascinanti in Italia. Si trova all'interno delle mura del paese vecchio. Uno dei santuari più belli d'Italia è quello di Castelpetroso, poi visitato da Papa Giovanni Paolo II nel 1995. A Isernia la cattedrale sorge sul luogo di un tempio pagano risalente al III secolo prima di Cristo. L'interno è attraversato da inserti in vetro posti sul pavimento dove si possono osservare i resti della cattedrale del XIV secolo e il tempio pagano originale. L'attuale chiesa di Canneto molto probabilmente fu costruita su un edificio di una vecchia chiesa, ricostruita dopo essere stata distrutta da un incendio. La prima data di registrazione del nuovo è di circa il 706. Ed ora il mondo di Rita Fuccillo si prende una pausa alla pellugola di Rita e vi lascia per pochi minuti alla musica di Radio Vacanze con un brano scelto da Gianluigi Leoni. A tra poco per la seconda parte del racconto di Rita Fuccillo sul Molise. Ricordi quell'anno, mi sembra una vita fa.
forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio. Ci credevamo immortali, senza obblighi, senza orari, e volevamo soltanto osare, e volevamo soltanto andare. Guardavamo avanti e non nello specchietto, senza accomodarci mai in sala d'aspetto, sperando arrivasse qualcosa di nuovo. Solo qualcosa di nuovo nella notte, come un tuono, senza avere paura mai di sbagliare. Lo sai che poi la vita è troppo breve per fermarsi e non rimettersi in gioco. Stammi accanto, manca poco, la corrente ci porterà di preciso dove non si sa, ma qualcosa di nuovo si troverà. Te lo ricordi quel giorno? È passata più di una vita, il giorno in cui è cambiato tutto e sembrava finita. Ci siamo svegliati strani e sembravamo rallentati, e ci siamo tenuti le mani e poi ci siamo abbracciati. Nei nostri occhi abbiamo visto il futuro, quel poco abbastanza per prendere il volo, per credere ancora a qualcosa di nuovo. Solo qualcosa di nuovo nella notte, come un tuono, senza avere paura mai di sbagliare. Lo sai che poi la vita è troppo breve per fermarsi e non rimettersi in gioco. Stammi accanto, manca poco, la corrente ci porterà di preciso dove non si sa, ma qualcosa di nuovo si troverà. Se fosse possibile cancellare le nostre vite e ricominciare, io farei tutto esattamente uguale, ti troverei. Anche senza parlare, sapremmo già dove bisogna andare. La corrente ci porterà e qualcosa di nuovo si troverà. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636, www.viaggioevedo.com. Pinuccio Saponato a Paiso! Grazie! Tu devi andare da un amico mio, una persona fidata, che frega tutto te ne dà. Sarà a Roma, sta Gianluigi Leoni, l'agenzia Viaggio e Vedo. Viaggio e Vedo è Radio Vacanze. È bravo, quella lì è. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Eccoci di nuovo su Radio Vacanze. Sono sempre qui con il mio programma Il Mondo di Rita Fucillo, dove i testi sono sempre i miei e frutto dei viaggi della mia vita. Un numero infinito di appunti di vita scritti e conservati. E via per la seconda parte del mio racconto di oggi su una regione che è sempre un museo vivente tutto l'anno, il Molise. Il Molise, l'artigianato è ancora molto vitale, le zampogne e strumenti musicali tradizionali dei pastori sono realizzate in legno di ciliegio e pelle di capra, con le stesse tecniche di 2000 anni fa. La fusione delle campane, tipica di Agnone, è un'attività che risale al Medioevo e ha coinvolto molte famiglie lavoranti. Oggi la tradizione continua solo a causa della Pontificia Fonderia Marinelli, che dal 1300 ha prodotto campane per i luoghi più sacri del mondo, fino alla campana per il Giubileo del 2000.
La visita alla fonderia spesso offre anche l'emozione della benedizione sacerdotale che precede la gettata negli stampi delle campane, una tradizione molto sentita. Agnone è anche famosa per i confetti artigianali. Nel 400 il Molise è stato un importante centro per la produzione di armi. Da che si è sviluppato questo settore è ancora viva l'arte di posate, in particolare a Frosolone, dove sono prodotti anche rasoi, coltelli e forbici, pure rifiniti con manici di corno bianco lucido, con qualità, tecniche ed estetiche che li rendono noti in tutto il mondo. Isernia è famosa anche per il merletto a tombolo. La produzione è iniziata con la comparsa del monastero benedettino in cui sono state inviate le ragazze a imparare la nobile arte. Nei paesi di Boiano, Benafro e Ripa Molisani gli intrecci di canapa per fare cordi e cavi sono attivi. La ceramica, con una lunga tradizione in particolare a Campobasso, oggi si rivolge in particolare ai turisti. I formaggi del Molise sono tra i più amati e apprezzati in tutta Italia. I migliori formaggi sono gli affumicati, a partire dalla provola fresca, e il formaggio grattugiato di Carovilli e di Agnone. Particolarmente gustosi sono la crema di latte, la mozzarella e pecorino tipici di Capracotta. La mozzarella di bufala è molto apprezzata in tutto il Sannio. Il Sannio è un'area storico-geografica tra il Molise e la Campania, con tutto il Beneventano fino alle porte dell'Avellinese, la terra dove nacquero e vissero i Sanniti. Anche a Capracotta è possibile acquistare il cencioso, stringhe di mozzarella e i tartufi, prodotti locali. Isernia è la capitale dell'area del tartufo di ogni stagione, anche il tartufo bianco. Vasto Girardi è la capitale per eccellenza del latte e troviamo produzione di burrini di latte di ottima qualità. Per quanto riguarda l'olio, è conosciuto ed apprezzato fin dall'antichità e ha la denominazione di origine protetta, DOP, che assicura un elevato standard di qualità dalla raccolta delle olive al prodotto finito. Secoli di gelosa conservazione della tradizione hanno lasciato in eredità stabilite pratiche di allevamento. In Molise, ancora oggi, gli animali sono allevati per il loro benessere e in armonia con l'ambiente circostante. La carne è buona, saporita, profumata, sana. Le varianti di salumi tradizionali e locali come la salsiccia secca con finocchio e pepe, la ventricina, sono naturali, sani, ben preparati e curati secondo le modalità stabilite da una lunga tradizione. Il successo dei vini del Molise è esperienza e passione per i produttori di uva e di eccellenza. La prima coltivazione della vite della California è datata V secolo avanti Cristo. Poi tra il 700 e l'800 è stata la regione Molise quella con il maggior numero di vigneti di tutto il regno di Napoli. La regione è ricca di preziosi prodotti del sottobosco, tra cui spicca il tartufo, la stella della cucina locale. E ricordiamo che circa il 50% del tartufo nazionale arriva dal Molise. La regione vanta anche la produzione di autovetture che vengono assemblate a macchia di Isernia e sono a basso costo, le DR. Molti popoli e dinastie che si sono succeduti nel possesso e governo del Molise hanno lasciato numerose testimonianze di castelli in pietra, costruiti sia in grandi città che nei centri minori. E sono un numero molto significativo per un territorio così piccolo. Questi edifici fiaba sono in realtà profondamente radicati nelle vicende storiche di queste terre e parlano di una successione di sovrani, di terremoti, la dura vita condotta da generazioni di uomini. Un viaggio attraverso i numerosi castelli e le torri in Molise è l'occasione per scoprire una regione che vi ha nel tempo costruito intorno dei piccoli borghi, a loro volta pieni di storie anche fiabesche.
Una caratteristica comune, infatti, le fortificazioni del Molise sono molto spesso integrate nelle aree residenziali. Per la maggior parte dei castelli restanti sono di origine medievale e alto medievale, ma idealmente sono legati a tempi molto più remoti, con le fortificazioni costruite dai Sanniti con grossi massi. È quindi spesso molto difficile determinare l'età dei castelli in Molise. Spesso, infatti, ogni nuovo sovrano ampliava il lavoro del predecessore e ora è difficile tornare a capire il modello originale. Non ci sono molti grandi alberghi in Molise, ma in compenso la rete agrituristica è ben accogliente. Il Molise è una terra molto completa, in pochi chilometri ha tutto, è visitabile tutto l'anno, offre moltissimi spunti di viaggio e può far parte di itinerari tematici che coinvolgono anche le regioni limitrofe, unendo così dei grandi interessi e delle grandi bellezze, al di fuori dei soliti itinerari ormai troppo consumati e diventati spesso scontati e troppo turistico-commerciali, perdendo la natura delle piccole cose locali e tradizionali. Top Rai DMC, di cui sono proprietaria, ha programmato molti itinerari di gruppo in Molise, in tutto il Sannio e combinato con altre località. Rita Fucillo con la sua Top Rai DMC continuano a far conoscere luoghi di raro interesse, sia in Italia che in Europa, con il programma Il Mondo di Rita Fucillo ogni mercoledì su Radio Vacanze alle 15. Ma non dimenticate che Top Rai DMC è anche vacanza mare, soggiorni anche in Sardegna, appartamenti in ogni dove nel mondo e partenze garantite esclusive in lingua italiana che potete richiedere alla Viaggio e Vedo a Roma e in altre agenzie di tutta Italia, di cui potete chiedermi tranquillamente i nominativi scrivendomi dalla pagina Facebook Top Ride DMC DRF, scritto Top Ride DMC DRF. Top Ride DMC lavora solo attraverso agenzie di veri professionisti e in regola con le licenze e le assicurazioni, a tutela del viaggiatore. Il Mondo di Rita Fucillo vi aspetta mercoledì prossimo per raccontarvi un altro pezzetto del suo mondo. Un saluto da Radio Vacanze, la radio del vero turismo per veri viaggiatori. Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede. Io sì.
Continenti da visitare, 4 le stagioni dell'anno, 3 i viaggi da fare in 12 mesi, 2 le valigie da preparare, 1 la radio da ascoltare. Radio Vacanze. Se lavori nel settore turistico, la tua radio è Radio Vacanze.